Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Calciparina Ital Farmaco S.p.A. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'è calciparina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere calciparina durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è calciparina? Calciparina è un farmaco a base del principio attivo eparina calcica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Ital Farmaco S.p.A. Calciparina può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni calciparina sott'OC. 10 siringhe pre-riempite 0,2 ml 5000 UV calciparina sott'OC. 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml 12.500 UI. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ital Farmaco S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: Eparina calcica. Gruppo terapeutico: Eparine. Forma farmaceutica: Soluzione, uso interno, indicazioni profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa. Posologia secondo prescrizione medica. Quando si somministra eparina sodica o calcica a dose anticoagulante, il loro dosaggio dovrebbe essere determinato con frequenti test di coagulazione. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose dovrebbe essere ridotta o, se del caso, l'eparina dovrebbe essere sospesa. Vedere paragrafo 4, 4, avvertenze speciali e precauzioni per l'uso. Azione antagonista della protamina. La protamina serve per la rapida neutralizzazione dell'attività dell'eparina, in caso di sanguinamento significativo, vedere paragrafo 4, 9, sovradosaggio. La quantità richiesta dipende dal tasso ematico di eparina somministrata e dal tempo intercorso dall'iniezione. La somministrazione di protamina deve essere fatta in infusione lenta endovena. 50 mg di protamina neutralizzano 5000 UV di eparina. La dose di protamina che si deve somministrare per neutralizzare un bolo eparinico cala in proporzione al tempo trascorso dalla somministrazione del bolo, subito dopo il bolo il 100% della dose, dopo 1 ora il 50%, dopo 2 ore il 25%. La dose di protamina da somministrare in caso di infusione continua di eparina è quella utile per neutralizzare le UV di eparina infuse nelle ultime 4 ore. In caso di trattamento con eparina calcica sottocutea a dose anticoagulante, si deve somministrare una dose di protamina per neutralizzare circa il 25% della ultima dose eparinica, ripetendo tale somministrazione ogni 3 ore fino a 4 volte. Modalità per l'utilizzo della siringa pre-riempita. Togliere la guaina, proteggi ago. Procedere all'iniezione. Tecnica dell'iniezione. L'iniezione, utilizzando la siringa pre-riempita, deve essere realizzata nel tessuto cellulare sottocutaneo, preferibilmente nei glutei o nella regione della cresta iliaca, sia a destra che a sinistra. L'ago deve essere introdotto interamente, perpendicolarmente e non tangenzialmente, nello spessore di una plica cutanea realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica deve essere mantenuta durante tutta la durata della iniezione. Se l'introduzione dell'ago ha determinato dolore vivo, lesione di un vaso, ritirarlo e praticare l'iniezione dal lato opposto. Controindicazioni: l'eparina sodica o calcica non deve essere usata in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti con grave trombocitopenia, nei quali non possano essere condotti ad appropriati intervalli i test di coagulazione come il tempo di coagulazione del sangue intero e il tempo di tromboplastina parziale attivato, APT. Questa controindicazione si riferisce all'eparina sodica o calcica a dosi anticoagulanti. Non c'è generalmente bisogno di monitorare i parametri della coagulazione in pazienti che ricevono eparine a dosi basse profilattiche, inferiori o uguali a 0,2 ml per 3 volte di E per l'eparina calcica o 15.000 unità di E per l'eparina sodica. Con uno stato emorragico non controllato.
qualora sia associato a coagulazione intravasale disseminata, DIC, l'uso dell'eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico. L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata nei pazienti che ricevono eparina a dosi anticoagulanti con accidenti cerebrovascolari emorragici. In presenza di lesioni organiche ad elevato rischio di sanguinamento, l'uso di eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico, considerando il rapporto rischio-beneficio nel singolo caso. Periodo di attività terapeutica delle antivitamine K, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento di persone anziane, di soggetti con una storia di allergia o con insufficienza epatica o renale richiede una sorveglianza particolare. Emorragie possono avvenire in qualunque distretto dell'organismo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni e associazioni con farmaci che aumentano il rischio emorragico anticoagulanti orali. L'eparina sodica o calcica a dosaggio anticoagulante può prolungare lievemente il tempo di protrombina, incremento di circa 0,5 dell'INR. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere calciparina insieme ad altri farmaci come Eliquis, compressa rivestita, Eliquis, compressa rivestita, compresse rivestite, Lixiana, Pradaxa, capsula, Xarelto, compressa rivestita, Xarelto, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere calciparina durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calciparina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'eparina non oltrepassa la barriera placentare. Calciparina deve essere usata sotto una sorveglianza particolare durante la gravidanza, specialmente nell'ultimo trimestre e nell'immediato postpartum, per il rischio di emorragia utero-placentare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Calciparina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono elencate di seguito per organo, apparato / sistema e per frequenza. La frequenza è definita come molto comune, e un decimo, comune, e un centesimo, rara, e 1/10.000, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio accidentale di eparina può causare complicanze emorragiche. Il rischio di sanguinamento è proporzionale al livello di ipocoagulabilità e all'integrità vascolare del paziente. La neutralizzazione dell'eparinemia si ottiene immediatamente per mezzo di una iniezione endovenosa di solfato di protamina che neutralizza l'eparina formando un complesso inattivo, vedere paragrafo 4.2, azione antagonista della protamina. Tuttavia, l'uso di questo antidoto deve tener conto dei suoi effetti collaterali. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antitrombotico. Codice ATCB01AB01. Calciparina sottocutanea è una soluzione concentrata di eparina calcica, purificata da EDTA. Questo sale calcico è destinato appositamente al trattamento eparinico per via, proprietà farmacocinetiche. Un'iniezione sottocutanea di 15.000 UI di eparina calcica comporta una eparinemia di 0,2 UIML, quindi già efficace, tra il 15° e il 30° minuto. La concentrazione in eparina cresce progressivamente, dati preclinici di sicurezza. La tossicità dell'eparina è scarsa, la DL50 nel topo per via endovenosa è di 2 g/kg. Dosi molto elevate possono essere somministrate agli animali da esperimento senza effetti tossici di rilievo. Elenco degli eccipienti. Calciparina 5000 UV 0,2 ml. Soluzione iniettabile acqua per preparazioni iniettabili QB a 0,2 ml. Calciparina 12500 UV 0,5 ml. Soluzione iniettabile acqua per preparazioni iniettabili QB a 0,5 ml. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di calciparina a base di eparina calcica sono Icasolv, Soseflus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.